No, oddio raga, ma Dio, ma mi viene voglia di mangiare questo pa. Sì! Un caffè! Un caffè! Sì! Dai, che bello il caffè da sporto! C'era una volta il 1980 quando ci incontrammo tutte e tre col desiderio di andare in carnevale. E così cominciò la storia. Volevo raccontarvi che finalmente è uscito il nostro librino dopo anni. In piazza noi incontravamo anche il signor Lamagni, un carnevalesco storico che viaggiava sempre con una carrozzina e 4-5 bimbi al seguito. Era molto molto bello, nessuno andava in carnevale allora. Ecco! Dove sei te? Guarda dove sei! Ah, sono qui! Ma che bello, ma guarda! Ma guarda, 122 perso la... Va a cercare il cuore, va a cercare il cuore là dentro. E così poi diventi la dama dei cuori. Alice, Alice! Vi ricordate quando a Venezia, Conillo Cincino faceva proprio il disubbidiente? È andato là sopra. L'impalcatura proibita. Allora mi dicevano, ma signora scenda, non si può. Ma qual signora? Io sono un coniglio. Perché dovete sapere una cosa, tutti gli anni noi ci trovavamo per San Giovanni Crisostomo. Facevamo un patto a tre. Bisognava astrolicare per trovare il tema, poi a casa di una quando prima di carnevale un bel po' bisognava sapere i gesti, ma i vestiti, vestiti. Io voglio andare a vedere il mio librino che mi piace tanto tantissimissimo. Vi ricordate quando abbiamo fatto il circo nel 2009? Sì, ci hanno ingaggiato poi... A Televideo 3? Sì, a Televideo 3, in tanti luoghi. E qui in piazza abbiamo ricevuto tante di quelle medaglie. Io ho fatto il buco a tutta una parete per mettere tutti i quadri. Passiamo all'ultimo anno. L'ultimo anno. Ma le scefesse delle prugne secche, le scefesse. E abbiamo appena fatto in tempo perché poi il coronavirus tracchete. Mobile, ma un malvento muto d'accento ed il pensiero. La donna è... ma tu eri Dante, ma niente po' di meno che Dante. Io ero quella che guida tutti quanti. Virgilio, Virgilio. Oilà, dobbiamo dire che noi abbiamo sempre anticipato i tempi. Sono chiusi. Bravi. Ciao Asola. Che bella questa piazza, ragazze, che quanto abbiamo vissuto. Dai, facciamo l'ultima.